Buongiorno a tutti e bentornati di nuovo nel mio canale. Oggi andremo a preparare una ricetta con le prime zucchine della stagione. Finalmente la primavera è arrivata, quindi diamo spazio a frutta e verdura di stagione, che quella estiva è, a mio parere, più buona rispetto a quella invernale, quindi via libera zucchine, peperoni e melanzane. Oggi andremo a utilizzare le zucchine per preparare una frittata di zucchine senza uova. Per la frittata di zucchine vi serviranno due zucchine, del sale, un cucchiaio di farina e dell'olio extravergine d'oliva. Iniziamo subito andando a mondare le zucchine e a farle a fettine. Alle zucchine a rondelle aggiungiamo il sale e la farina. Adesso in un padellino andiamo a mettere un po' di olio alla base e facciamo scaldare la padella. Nella padella ben calda andiamo a versare le nostre zucchine. Adesso a fuoco medio per circa 15 minuti con coperchio. Ed ecco qui, come vedete, la frittata muovendo la padella si stacca e rimane compatta. Questo è il momento giusto per andarla a girare. Eccola girata, adesso di nuovo sul fornello per altri 10 minuti. Ed ecco qui, la nostra frittata di zucchine senza uova è pronta. Per prepararla dovete, come dire, fare attenzione a tenerla sul fuoco almeno 10 minuti per lato e poi girarla molto delicatamente, perché non contenendo uova, come dire, fa un po' fatica a legare, però grazie alla farina che fa un po' da pastella la vostra frittata verrà comunque. E con quest'altra ricetta, anzi credo che sia una delle prime della primavera, è tutto, spero che vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta lasciate un bel pollice in su, lasciate un commento qui al di sotto del video e se fate la ricetta condividete con me le foto su Instagram e su Facebook. E anche con questa ricetta è tutto, adesso io vi saluto, vi mando un grosso bacio e al prossimo video, ciao!